Ciao, bentornati. Oggi sono di nuovo qui con la mia amica Arianna e vi mostrerò come realizzare questo trucco di tendenza per l'autunno 2014 con occhi color borgogna e labbra incordinato. Inizio il trucco applicando il fondotinta della L'Oreal True Match nel colore beige e sto usando un pennello duo fibre della MAC, il numero 130. Dopo aver finito di lavorare il fondotinta sulla pelle, passiamo alle sopracciglia. Le pettino all'insù e vado a definirle con il Fluid Line della MAC nel colore Deep Down e un pennello angolato da sopracciglia. Inizio dall'arco sopraccigliare, che è il punto più scuro delle nostre sopracciglia. Le estendo verso l'esterno, assottigliandole verso la fine, e con quello che mi resta sul pennello vado a disegnare leggermente l'inizio delle sopracciglia e sfumo il colore verso l'esterno. Per rendere l'effetto più naturale vado a sfumare il colore, quindi pettino di nuovo le sopracciglia all'insù sfumando principalmente la parte iniziale. Come primer occhi adesso sto usando il Soft Ochre di MAC, che è un paint pot in questo color beige chiaro, che ci permetterà di ottenere un colore più brillante d'ombretto e aiuterà a farlo durare di più durante la giornata. E sto usando un pennello della Real Techniques e il Deluxe Crease Brush. Guarda, sono giù, ma non chiudo. Non devi fare niente. Ho paura. Ecco, dopo varie vicissitudini siamo riusciti a piegare le ciglia con il piegaciglia della Shuemura. Adesso come ombretto prendo dalla mia palette di ombretti della MAC il colore Deep Damson, che ultimamente è uno dei miei ombretti preferiti, di questo color borgogna bellissimo opaco, e lo sto applicando sulla palpebra mobile. E essendo un ombretto opaco ha bisogno di più strati per essere visibile, quindi vado a costruire il colore molto lentamente e con tanta pazienza. Quello che sto facendo ora è quindi stratificare questo ombretto per renderlo più intenso, sempre sulla palpebra mobile, e poi con un pennello da sfumatura, sto usando il 217 della MAC, lo vado a sfumare verso il sopracciglio, così da creare un effetto smoky. Per donare un punto luce agli occhi vado ad applicare questo ombretto vaniglia perlato sotto l'arcata sopraccigliare e nell'angolo interno dell'occhio, in modo da aprire gli occhi e farli apparire più grandi e brillanti. Come matita occhi vado ad applicare in realtà la matita labbra della MAC nel colore Current, che ultimamente è una delle mie matite preferite da usare sia per occhi che per labbra, perché è di questo bellissimo colore di cui non riesco a trovare nessuna matita per gli occhi. L'ho applicata quindi all'attaccatura delle ciglia e solamente nella parte inferiore all'angolo esterno. Nella rima interna dell'occhio vado ad applicare questa matita viola della Bourjois, che è anche waterproof. Andiamo adesso a sfumare la matita all'attaccatura delle ciglia con un pennello a punta e anche quella applicata nella parte inferiore dell'occhio. Per rendere l'effetto più tridimensionale andiamo ad aggiungere quest'altro ombretto viola scuro nel colore Indian Ink nella parte esterna dell'occhio e nella parte esterna sia superiore appunto che inferiore. Lo andiamo a sfumare col pennello da sfumatura utilizzato in precedenza. Come
come mascara applico il Manga Ice della L'Oreal sulle ciglia superiori e inferiori. Adesso andiamo a cancellare le occhiaie, sto usando il correttore della Kryolan nel numero D4, molto leggermente steso al di sotto degli occhi. E dopo aver corretto il colore vado ad illuminare la parte al di sotto degli occhi con questa penna illuminante della L'Oreal che si chiama Lumi Magique nel numero 2, colore medio. Quindi la stendo direttamente dall'applicatore e poi la vado a sfumare con un pennello soffice da sfumatura. La sfumo a forma di triangolo salendo verso l'alto, verso le tempie, così da illuminare l'intera parte al di sotto degli occhi. Adesso vado ad applicare le ciglia finte della MAC nel numero 6 con della colla duo glue per un effetto più drammatico. Come contouring vado ad utilizzare il Pro Longwear Paint Pot della MAC nel colore Groundwork, che è di questo bel marrone fango e appunto risulta utilissimo per fare un contouring molto naturale. Lo sto applicando con un pennello da fondotinta disegnando una linea che va dalla parte superiore delle orecchie verso il labbro, l'angolo esterno delle labbra, e la sfumo verso l'alto. Vado a fissare la base con una cipria molto leggera, sto usando la Mineralize Skin Finish della MAC nel colore medium. E come blush applico questo della Ben Nye nel colore Victorian Rose. Sulla parte alta delle guance lo tampono leggermente e poi lo sfumo verso l'alto, verso le tempie. Come rossetto abbiamo deciso di applicare il Diva della MAC, che è un bellissimo color vinaccio, e lo applico direttamente dal rossetto per poi perfezionare la forma e sfumarlo meglio con un pennellino labbra. Una volta finito di applicare il rossetto vado a perfezionare la forma con la matita Current, che ho usato anche prima sugli occhi, e quando andate a fare a disegnare la forma delle labbra guardatevi sempre allo specchio per vedere gli eventuali difetti e per vedere se la forma è simmetrica. Io l'ho fatto alla fine del processo, ho guardato le labbra in telecamera e sono andata a correggere i punti in cui mi sembravano appunto asimmetriche. Una volta aver applicato la matita, dopo aver applicato la matita come stiamo facendo adesso, vado a sfumare la matita e il rossetto insieme con il pennellino labbra, così da rendere il tutto più naturale e da non avere questa matita super marcata al contorno labbra. Il trucco è finito, questa era Arianna prima quando abbiamo iniziato e Arianna dopo il trucco finito. Questo è un trucco molto bello di tendenza quest'autunno, su questi colori borgogna, molto sexy anche, spero che vi piaccia. Se è così non dimenticate di, appunto, come sempre, mettere i pollicelli in su, condividere il video e iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao!